Al Teatro Colosseo di Torino, nei giorni mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, si è svolto l'ultimo appuntamento speciale scuole realizzato nell'ambito del programma di Giovedì Scienza dall'associazione Centro Scienza Onlus. Sul palcoscenico del teatro un meraviglioso spettacolo dedicato alla scuola primaria, realizzato da Magic Andy, al secolo dottor Andreas Kornmüller della Science Comedy. My name is Magic Andy and I'm a usual chemist. Il mio nome è Magic Andy, sono laureato in chimica e 20 anni fa ho deciso di cambiare il mio titolo per creare uno spettacolo di chimica, quindi sono un commediante, sono un attore. So I do science comedy. Un vero successo, 2600 piccoli studenti che nelle due giornate di esibizione hanno ammirato Magic Andy, impegnato a raccontare della sua materia in modo chimicamente esplosivo. Vincitore di numerosi premi, il dottor Kornmüller ha attraversato la Germania e metà del globo con più di 45 performance a Bangkok e a Abu Dhabi. First of all, I have much fun. Ogni volta è una sensazione differente. Qua a Torino la sensazione è perfetta perché è un record personale quello di essere di fronte a 1300 bambini per spettacolo. E lo spettacolo è sempre lo stesso, i numeri di magia, di chimica sono sempre gli stessi, ma ogni volta la risposta del pubblico cambia. And every show is different because children are different. Magic Andy è divulgatore scientifico e autore di libri per ragazzi. Nato in Germania, dopo la laurea in chimica e dopo aver trascorso 2 anni tra chimica e medicina per studiare l'AIDS, nel 1997 ha fatto il grande passo da ricercatore chimico a chimico intrattenitore. Il successo è stato immediato. Actually, I have 7 different shows. Al momento ho 7 spettacoli. Ho recentemente scritto un nuovo libro, non di chimica ma di biologia. È stato scritto a settembre dell'anno scorso, settembre 2016, e sto lavorando allo spettacolo su questo libro, basato su questo libro, per cui non si parlerà più solo di chimica ma di biologia, quindi di sangue, polmoni, digestione. Quindi sarà uno spettacolo più incentrato sul corpo e sulla biologia del corpo. Breathing and so on, all the stuff in us.